B Marcello Bergamo è un'azienda specializzata nella produzione di abbigliamento tecnico per ciclismo. Come lavoriamo? La struttura organizzativa, snella e flessibile, risponde in modo diretto, completo e tempestivo alle richieste del mercato globale. MB Marcello Bergamo, un'azienda al vostro completo servizio, con garanzia di un prodotto 100% made in Italy. Siamo a Magreglio, in cima al Ghisallo, dove dopo il monumento al ciclista ed il busto di Coppi e Binda, ecco da sabato sorgere una stele in memoria di un grande organizzatore, Vincenzo Toriani. Una cerimonia semplice ma molto significativa, alla quale hanno presenziato molti appassionati ciclisti e campioni di un tempo. Una grande targa con un bassorilievo del volto di Vincenzo Toriani e le parole scritte per ricordarlo da Sergio Zavoli e lette ad alta voce dal figlio Marco. Un applauso ed un momento di commozione che ha pervaso tutti quelli che lo conoscevano. Dicono che nel ciclismo ci sono stati due campionissimi, Coppi e Girardengo. Io dico furono tre, Coppi, Girardengo e Vincenzo Toriani. E come non c'è nel ciclismo il grande campione, neanche negli organizzatori non c'è l'uomo che emerge, perché tutto è diventato più passeggero, direi, ecco, come i corridori, un giorno vince uno, un giorno vince l'altro, non è più possibile che ci sia l'uomo che domina la scena, e direi che neanche nell'organizzazione non esiste più questo uomo come Toriani. Quest'oggi qui per ricordare un grosso personaggio, ma per te è qualcosa di più. Eh sì, Vincenzo Toriani è stato padrino quando c'è stato il mio battesimo, quindi un'amicizia da sempre. Nell'85 ho avuto la fortuna di salire sulla sua miraglia nel corso della Milano-Sanremo. E nell'89, grazie a Toriani, ho fatto il mio primo Giro d'Italia per la Gazzetta dello Sport. Più che un amico, un secondo papà. Ecco spiegata allora quella foto con dedica che sta nel tuo ufficio di fianco alla tua scrivania. Una foto con dedica che resterà sempre con me. Direttore, chi meglio di lei può dire una parola sul il nostro amico Toriani? Beh, io credo che prima di tutto lo abbia detto, questa cerimonia che si è svolta in un clima di bellezza e di semplicità che facevano parte del suo mondo. Attorno c'era tutta quella gente che ha vissuto con lui come una grande famiglia. Non sono parole di circostanza, è vero, l'ambiente del ciclismo esprime questi valori. Quanto a Vincenzo, io credo che la misura di quello che è stato e ci è data da quello che ci ha lasciato, da quello che ci sentiamo dentro di lui, dal modo come lo sentiamo vivo ogni giorno nelle pagine del nostro giornale e anche nei nostri ricordi e in quello che ci ha dato lui, della sua fantasia, della sua intelligenza, della sua fede anche, perché lui viveva sulla strada e quindi aveva da superare difficoltà che spesso apparivano insormontabili, dei momenti drammatici, e tutto grazie al cielo, alla sua tenacia e anche alla sua fede si risolveva bene. Sulla vettura rossa della direzione di corsa, per un giorno è ritornato ad esserci Vincenzo Toriani.